Questo programma è offerto da oggi con Fase di Crescita siamo qui a scoprire il settore giovanile dell'Igea Marina. Qui c'è un cartellone enorme con scritto Mondo Calcio e questo è il nome del settore giovanile. Una realtà bella, importante del nostro territorio. Due stagioni fa la prima squadra ha conosciuto la promozione della prima categoria fino ad arrivare alla promozione romagnola con egregi risultati. Diciamo che i bambini sognano un po' di emulare Bella Vista per quanto riguarda la prima squadra. Abbiamo avuto modo di sentire diversi allenatori che ci raccontavano che qui si gioca a pallone fin da subito per preparare i ragazzi agli schemi che si affrontano in partita, ad avere maggior confidenza con il pallone tra i piedi per essere pronti un giorno ad approdare in prima squadra. Questo deve essere l'obiettivo dell'Igea Marina e io direi che vedendo i risultati la sensazione è quella che davvero sia uno dei settori giovanili più belli e più importanti della nostra realtà calcistica. Quindi non ci rimane altro che scoprire quest'oggi l'Igea Marina. Mister Abbondanza, partiamo dalla presentazione della sua squadra e dal campionato che farete in questa stagione. Allora, momentaneamente siamo 32 e comunque siamo sempre in via di definizione, in quanto fino a novembre abbiamo dei nuovi arrivi, quindi momentaneamente siamo questi. Poi questa è una squadra che partecipa al campionato provinciale, abbiamo iscritto due squadre proprio perché abbiamo, diciamo, la preferenza di giocare tutti il più possibile e facendo in questo modo abbiamo la possibilità di giocare tutti tanto. La partita è quella che ci fa, diciamo, crescere di più, quindi abbiamo deciso così. È bella questa cosa che stai dicendo, perché riuscite a non far sentire inferiore nessuno e a far giocare tutti i ragazzi. Esattamente. Noi, diciamo, nonostante cerchiamo durante gli allenamenti di suddividere per capacità, in quanto ognuno può crescere nel migliore modo possibile affrontando un compagno di pari livello e delle volte anche mischiandoli, permettendo a, diciamo, a quello un po' più indietro, al ragazzino un po' più indietro, di poter sfidare quello un po' più avanti per avere, diciamo, questo svantaggio che poi si traduce in vantaggio con l'andare del tempo. E nonostante questo, diciamo, cerchiamo di portare avanti tutti nella stessa maniera, sia i ragazzini che sono adesso un po' più avvantaggiati dall'aspetto fisico, dall'aspetto magari mentale perché sono più avanti, e sia appunto dall'aspetto tecnico, perché ci sono alcuni che hanno cominciato a 6 anni, 5 anni, c'è qualcuno che comincia adesso, quindi cerchiamo di portare sempre avanti tutti, cercando di, diciamo, in questo modo preservarli tutti, ecco. Anche tu sei un giocatore della prima squadra, quindi ti chiedo cosa ti porti dietro dai consigli del tuo allenatore e appunto cosa fornisci ai tuoi attuali ragazzi. Beh, i consigli sicuramente sono tanti, dopo ci sono certe cose che mi rendo conto anch'io in prima squadra che sbaglio e quindi cerco soprattutto quelle cose lì di insegnargli, sembra un po' un eufemismo, però di non fare quello che magari mi capita a me spesso. Però prima di tutto l'ordine e rispetto delle regole, perché sono fondamentali, quindi proprio a partire dallo spogliatoio, da quando si entra nello spogliatoio, alla gestione del proprio materiale, delle scarpe, dell'accappatoio, anche dall'allacciarsi le scarpe fino ad arrivare al campo, al gesto tecnico puro del calcio. Quindi l'allenamento parte da dentro lo spogliatoio e parte da lì, poi dopo da lì si sviluppa tutto il resto, perché se c'è ordine, se c'è, diciamo, rispetto anche dei luoghi comuni, di tutte le persone che lavorano per la società,
poi successivamente si avrà anche rispetto degli allenatori e anche del gioco stesso, perché sembra, ma bisogna anche avere rispetto del gioco. Poi dopo successivamente ci sono tutte le altre, diciamo, cose importanti, che sono proprio l'aspetto prettamente tecnico, tattico individuale, motorio e quant'altro. Prima vedevo che mentre spiegavi un esercizio ti sei dovuto arrabbiare, ripeterlo 2 o 3 volte. Allora come funziona qui? Ti fanno arrabbiare i tuoi ragazzi, ti seguono quando gli spieghi alcuni esercizi particolari, oppure sei costretto a tirargli le orecchie? Sì, diciamo che non è tanto farmi arrabbiare, più che altro è il mio modo di espormi spesso quando vedo che hanno delle difficoltà. Però spesso la difficoltà più grande è cercare di capire quando l'esercizio è troppo, diciamo, è troppo difficile da capire per loro. Non è tanto loro che non capiscono, perché loro sono intelligentissimi. Spesso siamo noi che l'esercizio che proponiamo non è corretto e quindi sul momento dobbiamo adattarci, quindi magari spostare un cono, allargare un po' il campo, stringerlo, per cercare di rendergli, diciamo, di dargli le condizioni migliori per poter far sì che riescano a fare l'esercizio o l'esercitazione dopo. Però alla fine riesco sempre, a fine allenamento, mente lucida, sono quasi sempre positivo sugli allenamenti che facciamo, anche se poi magari durante urlo un po'. Senti, vista la tua giovane età, è più difficile guadagnare il rispetto da parte dei tuoi ragazzi? Sì, diciamo che secondo me, io ho cominciato giustamente con loro perché ho iniziato a allenare 6-7-8 anni fa, avevo 20 anni. Quando ci si butta in questo mondo si hanno delle difficoltà, perché i bambini non sono adulti, ma non sono neanche dei giovani adulti, quindi proprio hanno un approccio totalmente diverso, e quindi anche soprattutto con la comunicazione, a livello comunicativo bisogna essere più stringenti possibili e cercare di far capire i concetti fondamentali e fargli capire perché si fanno le cose, piuttosto magari che un grande che gli si fanno fare, punto, non gli si spiega, perché tanto l'importante poi è il risultato, diciamo, la domenica. Qui invece l'importante non è il risultato della domenica, ma è il risultato tra 10 anni, e ad ogni gradino del settore giovanile, di ogni età, corrisponde poi uno step diverso, e quindi soprattutto quell'aspetto lì, non guardare solamente l'anno, neanche solo l'anno, ma gli anni proprio, e quindi programmare il lavoro, quella è la difficoltà più grande secondo me. Ilario, anche se nel ruolo di vice allenatore, quante soddisfazioni raccogli ogni giorno in questo centro sportivo? Ah, per me è una grande soddisfazione, anche perché veder crescere ragazzi, cercare di riuscire a portare i ragazzi a giocare a calcio, a farli sempre migliorare, per me è una grande soddisfazione. Tu e Mister Abbondanza vedo che dovete ogni tanto alzare il tono della voce per farvi sentire meglio e capire meglio, visto che i ragazzi a questa età sono, diciamo, più predisposti per giocare a pallone anziché ascoltare per perfezionare gli esercizi tecnici. Ogni tanto bisogna strigliarli, a volte sono anche molto molto disattenti, però ci sta, dai, va bene così. Vista appunto la giovane età, penso che badate più a farli giocare a pallone che piuttosto fare gli esercizi tecnici. Vedevo anche adesso che comunque, nonostante voi spiegaste gli esercizi tecnici, state facendo giocare loro sempre costantemente col pallone. Noi cerchiamo sempre di farli di svolgere pratiche, praticare il campo, giocare con la palla, c'è da lavorare molto sulla questione, come diciamo, il controllo, perché però cerchiamo sempre di farli giocare sul campo in modo da migliorarli anche tecnicamente. Qui a Igea, considerando la notorietà che avete, ma anche il grande centro sportivo che avete, i genitori come sono? Sono invadenti oppure stanno al loro posto? Ma sinceramente dico la verità, io questo è il 5° anno che sono qui, non ho mai avuto problemi con i genitori, diciamo che abbiamo dei genitori che fanno i genitori, diciamo che lasciano stare i ragazzi, si fidano di noi istruttori, diciamo che sono molto molto, lasciano liberi i figli e noi istruttori di insegnare loro a fare questo sport. Nella squadra che oggi voi rappresentate, quanti genitori si rendono attivi anche a livello di dirigenza per darvi una mano quando ci sono anche le trasferte? Ce ne sono tanti che, quando c'è la possibilità, che vengono, seguono i propri figli durante la partita. Logicamente dopo, se c'è la necessità del passaggio per poter andare in trasferta, si rendono molto disponibili.
un mister giovane e uno più esperto come te. Quanto vi divertite assieme in questo campo con questi ragazzi? Perlomeno io da parte mia sempre, mi viene sempre voglia di buttarmi in mezzo loro, perché diciamo chi ha praticato a essere qui in mezzo con loro penso sia per tutti la voglia di poter ritornare alla loro età. Auna Arredamenti è un'azienda leader nella progettazione e produzione di ambienti su misura per attività commerciali, quali hotel, bar, ristoranti, negozi, uffici e residenze private, realizzando sia opere parziali che chiavi in mano. Grazie all'esperienza maturata al fianco di grandi committenti internazionali, si propone come partner ideale per imprese e professionisti che operano nel settore del contract. Qualità progettuale, realismo operativo ed efficienza realizzativa. Vi aspettiamo nella sede operativa, zona industriale, via Giovanni Santi 18, Fanano di Gradara. Credi davvero che bastino poche parole per trasformarti in un romagnolo doc? Al ristorante Brusarul da sempre esaltiamo la nostra bella Romagna nel modo più genuino. Prova i nostri piatti a base di pasta fatta in casa e le nostre pizze cotte nel forno a legna. Timbota, il nostro motto. Da sempre offriamo qualità. Siamo attrezzati di ampio parcheggio esterno e isola per bambini. Ristorante Brusarul, via Sant'Arcangiolese, Poggio Berni. Info 0541 68 81 80 o brusarul.com. Sono Fabio Giancarlo, titolare della ditta IGF Fuori Italia. Vi vorrei presentare i prodotti che costruiamo in questa azienda. La nostra azienda, costruiamo forni di tutte le misure, impastatrici di tutte le misure, sfogliatrici per pasta di tutte le misure, varie sfogliatrici per la pasticceria, stand di pizza o stand di piada secondo il vostro uso, e griglie petrolavica e anche cuocipiade elettrici di varie misure. Vi aspetto in azienda. Sei una società sportiva e vuoi avere un campo da Serie A? Start & Green ti aiuta! Start & Green propone sui campi sportivi per la rigenerazione il SEM Blue Top Overseeding per il mantenimento del tappeto erboso e il concime Turf 4. Start & Green è presente come azienda sul territorio romagnolo, online al sito semipratofertilizzanti.com o sui social, pagina Facebook Start & Green. Infine, disponibile per consulti telefonici gratuiti al 348 58 36 625. Forno d'Asolo, per il tuo ordine contatta l'agente Andrea Parlani al 342 004 5098. Ciao Massimiliano, prima mi dicevi a telecamere spente 14 compagini da gestire, compresa la prima squadra. Allora qual è il segreto per riuscire così meravigliosamente nel vostro lavoro e che tipo di organizzazione c'è dietro? Beh, sicuramente le cose da fare sono tante. Con l'aiuto di tutti, allenatori, dirigenti e anche semplici tifosi, cerchiamo di mandare avanti una realtà che comunque è impegnativa, perché gestire così tanti ragazzi, così tante persone che ci gravitano intorno è complesso, però diamo il massimo, ci impegniamo al massimo e speriamo di fare meno errori possibili. Io è la prima volta che vengo qui, anzi la seconda a distanza di 3 anni, quello che ho potuto notare è che fin dalla tenera età i ragazzi giocano a pallone e iniziano a metabolizzare gli schemi per capire come stare in campo. Questo può essere un segreto per arrivare pian piano ad approdare in tutte le varie categorie fino al lancio in prima squadra. Beh, diciamo che la nostra idea, la mia in primis e quella dei tecnici con cui collaboro, è sicuramente quella che i ragazzini devono giocare col pallone, perché poi io ho un'idea sul calcio che è quella che è uno sport tecnico dove poi va aggiunta una componente fisica, ma se non hai dimestichezza con l'attrezzo è difficile praticare questo sport. Mondo calcio è una bellissima realtà, oggi a livello di iscritti, anche se siamo ancora in fase di iscrizione, quanti ragazzi avete totalizzato? Sì, beh, adesso ancora le iscrizioni, soprattutto per i più piccoli, sono aperte, però contiamo di sfondare la quota dei 300 e arrivare almeno a 320, questo è il nostro obiettivo.
Bellaria e Giamarina, due realtà vicinissime, riusciamo finalmente a raggiungere un accordo per poter fare una grande, grande squadra con ovviamente dietro un grande settore giovanile? Allora, io ti rispondo in una maniera poco, come dire, sindacale. E io sono convinto che lo faremo, faremo una cosa insieme, perché da parte mia c'è la voglia e penso che arrivi anche dall'altra parte questa voglia, ma soprattutto per i ragazzini metterli insieme sarebbe veramente una gioia per tutti. Quando venni qui la prima volta, Ligea faceva la prima categoria. A livello di prima squadra, vedendo che due anni fa è stato raggiunto il salto di categoria per l'appunto con la consacrazione della prima squadra nella promozione romagnola, a livello di settore giovanile sentite maggiormente questa responsabilità di lancio dei ragazzi verso la prima squadra? Diciamo che sicuramente è un onore e un onere essere diventati comunque anche la prima squadra del paese. Dal punto di vista del settore giovanile, secondo me è cambiato poco, perché lavoravamo già bene e lavoravamo per creare dei ragazzi che avessero l'opportunità di giocare in quelle categorie lì. A maggior ragione adesso abbiamo la fortuna di potergliele far fare nel nostro contesto. Esempio è la convocazione proprio di oggi di uno dei nostri ragazzi passati dagli allievi alla prima squadra, convocato nella rappresentativa regionale, Juniores, e Luca Pruccoli. Quindi è un grande orgoglio per tutti noi che lavoriamo con i giovani. È una domanda questa che da una parte ti riempie d'orgoglio, dall'altra parte ti fa dire: a Cipicchia li prendono e li portano via sempre tutti a noi. Stiamo parlando ovviamente della ripartenza del Rimini, che a livello di settore giovanile è ripartita con l'approdo di due allenatori ex Igea proprio in quel di Rimini. Oggi quanto vi sentite orgogliosi voi di essere qui, tu, dato che sei responsabile del settore giovanile? Innanzitutto io vorrei dire che io sono qui e ho ereditato una pesantissima eredità, quella di Aldo Righini, e non sarò mai in grado comunque di fare tutto quello che ha fatto lui, ci metto il massimo, ma è durissima. Per quanto riguarda i due allenatori che sono andati a allenare alla Rimini Calcio, sono orgoglioso di averli conosciuti, perché sono due ragazzi fantastici che conosco anche da prima di venire ad allenare qui, e vuol dire che qui comunque passano quelli bravi. Io spero che qualcun altro dei ragazzi che lavora con noi abbia l'opportunità di fare questo salto. A Pietracuta abbiamo avuto modo di vedere un'istruttrice insegnare a giocare a pallone ai bambini, standoli vicino, coinvolgendoli con la palla, cercando appunto di distanziarli fin dalla tenera età da cellulari, tablet, cose che adesso vanno per la maggiore rispetto ai tempi di una volta. La domanda si divide in due parti. La prima: quanto conta avere la presenza anche di un'allenatrice, di un'istruttrice all'interno di un settore giovanile? E come si portano anche le bambine a giocare a calcio, ad avvicinarsi al calcio in un settore giovanile prevalentemente formato da maschietti? Allora, ok. Anche noi nel settore dei bimbi più piccoli ci avvaliamo di una ragazza, Valentina Bianchi, e secondo me è una figura essenziale in quella fase di crescita dove ancora l'attaccamento alla mamma è molto molto importante. Avere una figura comunque intermedia fra il classico mister del calcio e la mamma è importantissimo, infatti ci troviamo benissimo con questa situazione. Per quanto riguarda come avvicinare le bambine al calcio, secondo me dovremmo partire dalla scuola. Nella scuola bisognerebbe far passare un messaggio diverso del calcio, che in questo momento purtroppo ad alti livelli, e tutte le estati ne sono a dimostrazione, in Italia creano solo del caos. Invece il calcio è uno sport bello, è uno sport per tutti, è uno sport che anche le bambine devono praticare, perché comunque è come tutti gli altri, non è uno sport per maschi, è uno sport. Allora, la prima cosa che ho visto è nel tuo allenamento regole ferre: se un ragazzo non ce la fa a mantenere il ritmo, comunque non deve fermarsi, semmai camminare, marcia del soldato, ho sentito. Sì, il nostro obiettivo è quello prima di tutto di farli divertire, e dandogli delle regole, diciamo ferre come hai detto, ancora prima dell'aspetto tecnico e di saper calciare, tirare. Prima viene appunto
l'aspetto delle regole e poi una volta acquisite quelle possiamo andare avanti con l'aspetto tecnico. Senti, ma ne hai diversi quest'anno in questa squadra, quanti sono? Sì, sono 24. Come si fa a gestire un gruppo così numeroso? Tanto c'ho un altro collaboratore che mi dà una grossa mano e li dividiamo in due gruppi cercando di farli lavorare allo stesso modo e successivamente dopo un tot di tempo ce li scambiamo in modo da fargli fare le stesse cose a tutti e due i gruppi e poi farli arrivare alla fine a farli giocare tutti insieme. Invece giocando anche nella prima squadra, che cosa porti dietro in virtù della tua esperienza a loro che si apprestano a divenire giocatori anche per formazioni poi più avanti, più grandi? Quello che cerchiamo di dare è il senso di appartenenza alla squadra, che il loro piccolo l'obiettivo è quello di arrivare prima possibile a giocare in prima squadra e farli sentire parte di questa famiglia. Noi siamo ancora più, diciamo, più osservati da loro magari quando ci vengono a vedere la domenica, e da mantenere in campo un atteggiamento, un comportamento che sia un esempio per loro. Mi te lo stavo per chiedere, devi essere soprattutto un esempio per loro, però vedo che ti basi anche tu molto sulla palla in modo tale che, come dicevi prima, siano già pronti nel diciamo memorizzare i meccanismi con la palla tra i piedi in modo tale che un giorno possano essere pronti per la prima squadra. Certo, sì, alla fine si gioca con il pallone, quindi cerchiamo di fargli fare più cose possibile con la palla e li facciamo muovere dal primo esercizio all'ultimo sempre con la palla, in modo da averla sempre nei piedi e in modo che la possano tenere al meglio vicino a loro. Ma ogni volta che vieni qui al campo d'allenamento quanto ti diverti, confesso? Mi diverto tantissimo, sono qua tutti i giorni, dal lunedì al venerdì sono qua, è la mia seconda casa, diciamo. Questo si può dire che è il segreto per allenare, no? Il segreto per allenare è stare bene in una società che ti fa stare bene e ti dà tutto il possibile per lavorare al meglio. Infatti dicevo prima al responsabile del settore giovanile, anche perché la prima squadra, se non sbaglio, sta facendo la promozione romagnola, categoria non facile, lo ricordiamo, è comunque uno dei migliori settori giovanili qui della zona. Se si pensa che anche due allenatori hanno spiccato il volo verso la Serie C, in quel di Rimini. Sì, è sempre stato, diciamo, un bacino molto grande a livello di numero di bambini nel settore giovanile e questo va dato premio, diciamo, atto agli allenatori che ci sono stati, che sono sempre stati bravi a mantenere più bambini possibile, in modo che vuol dire che hanno lavorato al meglio e li hanno fatti stare bene, diciamo. L'ultima domanda, promesso che non voglio essere cattivo, ma secondo me tu che hai fatto parte di tutte e due le compagini lo puoi dire, ma Bellari e Gela riusciamo a unirli, sì o no? È una cosa, sembra difficile al momento, ma io lascio decidere chi è di competenza. Io per adesso mi trovo bene qua e sto bene qua, diciamo. Mister, allena la Juniores regionale, quanto sente la responsabilità di dover lanciare dei giocatori utili per la prima squadra? Sicuramente possiamo dire che il salto da Juniores a promozione è molto grande, però noi ci stiamo provando. Piano piano abbiamo lanciato qualche ragazzo in prima squadra e questo è il nostro compito e quello che noi cerchiamo di fare già dagli esordienti venendo su tra le varie categorie. Quest'anno ad esempio ci sono già 2001 in prima squadra, quindi questo sicuramente è un aspetto molto positivo. Tra l'altro abbiamo mandato anche qualche ragazzo molto più interessante a Rimini e a Cesena e probabilmente qualcuno magari tornerà anche indietro, noi siamo pronti ad accoglierli e cerchiamo di migliorare sempre il nostro lavoro. La categoria juniores a livello provinciale sono rimaste solo 10 realtà, come mai pian piano la categoria juniores sta scomparendo nel riminese? Io non conosco le altre realtà, sicuramente forse il problema principale è che a un certo punto i giovani può darsi che si stufino anche di giocare o abbiano altre cose a cui pensare e lo sport viene messo in secondo piano. Non lo so, adesso noi come bambini piccoli ne abbiamo, sicuramente al giorno d'oggi giocano anche molti più bambini di quelli che dovrebbero giocare, anche quelli che fanno fatica cominciano a far calcio perché magari è una disciplina che comprende tante attività. Però alla lunga magari uno vede che non ha dei grandi risultati oppure che non avrà successo come nella vita e quindi magari decide di smettere. Però è un peccato perché penso che anche ai nostri livelli uno si possa togliere delle soddisfazioni.
Riuscite quindi a partire con un numero e mantenerlo fino alla fine senza che nessun ragazzo si distacchi da questa realtà e che non abbia magari altri interessi? Ma questo io, a proposito sempre del discorso che abbiamo fatto sia prima che rispondendo a questa domanda, dico che secondo me è importante molto le figure che vanno ad educare e ad allenare questi ragazzi. Si mette sempre in primo ordine, qui in Italia abbiamo il vizio di vincere o perdere le partite, no, secondo me innanzitutto la vittoria si ottiene attraverso una mentalità, costruire una mentalità, costruire un modello di allenamento propedeutico, educativo e migliorativo, non guardando solamente al risultato ma alla crescita del ragazzo individuale e della persona insita in se stessa. Altre realtà come Agabice hanno inserito all'interno dell'organico la figura di mental coach. Lei è favorevole o sfavorevole a questo ingresso? Può essere una figura sicuramente importante, sicuramente proprio in base al discorso che facevamo prima, che questi ragazzi all'età di 17, 16, 18 anni cominciano a perdersi nella vita e non hanno idee chiare, sicuramente il mental coach può essere una figura molto molto interessante per aiutare questi ragazzi a risolvere le varie problematiche che la vita si pone davanti e proprio in questi momenti, in questi frangenti, che l'età adolescente è quella più incline a questi problemi, diciamo. Uno deve trovare la via giusta per la vita, ecco. Quindi il mental coach è molto importante. A livello di campionato, che obiettivo ha Ligia Marina in questa stagione? Ma io da parte mia cerco, ovviamente, cioè, non mi dispiacerebbe retrocedere, quindi cercherò di salvarmi, però cercherò di ottenere dei risultati tramite, come dicevo prima, la crescita dei ragazzi e la crescita del gioco e attraverso un bel gioco, cerchiamo di fare il meglio possibile con quello che abbiamo, ovviamente. Solo una cosa le rubo, c'è qualche giocatore già pronto per la prima squadra? Ma dunque, qualcuno l'abbiamo messo già all'inizio, che doveva far parte della juniores, poi è andato in prima squadra, quindi quelli non ce li ho più. Qualcosina ci può essere, ma secondo me ancora molto presto. Siamo in addirittura d'arrivo per quanto riguarda quest'ultima puntata di fase di crescita. Abbiamo avuto modo di conoscere le 13 compagini del settore giovanile. Sono in tutto 14, inclusa anche la prima squadra, che ricordiamo è passata dalla prima categoria da qualche anno a questa parte nella promozione romagnola. Qui ha creato le proprie fortune l'attuale responsabile del settore giovanile del Rimini, Aldo Righini, dove ha portato via con sé alcuni allenatori molto bravi nella realtà biancorossa, e quest'anno, come avete sentito anche diretti interessati, è stato prelevato qualche giocatore dei più piccini per essere portato in una realtà importante come quella biancorossa, e quest'anno è riapprodata finalmente dopo 3 anni nel calcio che conta in Serie C. Abbiamo infine avuto modo, grazie anche alla complicità della signora Bin, di entrare nel magazzino dell'Igea Marina, dove sono conservati i tesori di una squadra di calcio. Ci riferiamo ovviamente alle tenute da gioco, tutte ben disposte, ben ordinate dalla signora Bin. Non ci rimane che salutarvi e augurarvi il meglio per questo grande settore giovanile. Grazie ancora.